San Valeriano, sabato 18 maggio, in attesa del Giro d'Italia. Rotonda di San Valeriano. Dicevo di andare fino a su. Sì, possiamo andare. Mi piacerebbe lavorare nel bagnato. Certo. In Val di Susa non se ne può fare senza, con pioggia, gelo o neve. Attenti ciclisti. Amici, amici sportivi. Così come ci sono amici e amiche sportivi, io ho amici e amiche notarie nei carabinieri. Quindi... Ah certo, sicuro, ma ci mancherebbe non fosse così. Gente più seria, più difficile nella polizia. Più difficile. Ma dipende. Ombrelli, bandiere, bambini, anziani, tutti in attesa del giro. Seduto sopra un farfalle, sto pensando a due pari miei, tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descrivere non saprei. Quanta strada nei miei sandali, quanto ne avrò fatto basta. Se piove, piove. Ecco finalmente il gruppo di testa. Forza, forza! Bravi! Bravi! Hanno un po' di vento. Sbaglia la campagna. C'è una luna in fondo al blu. Forse no. E tu mi dici, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, baci tutto. Pericolosi anarco-insurrezionalisti in Ottav costeggiano il tracciato del Giro d'Italia. Ed ecco che, preceduti dal suono delle sirene, oltre la rotonda si stagliano i primi fari delle moto, seguiti dalle auto. E poi finalmente, si spera, dai valorosi atleti. La folla, nonostante il tempo inclemente, li attende plaudente. Le bandiere sventolano anche quest'anno. Scorrerà una delle più importanti manifestazioni sportive, il Giro d'Italia. Ecco gli atleti all'orizzonte, pedalano sotto la pioggia, il gruppo colto